Buongiorno, nuovo giorno alle Maldive in questo paradiso e questa è la nostra vista, questo bellissimo mare cristallino e noi andiamo a fare colazione. Sei pronto per la colazione? Anch'io. Ruggero, Augusto, già pronto. La nostra colazione, io ho preso sempre i fiocchi d'avena con il latte di mandorle e un po' di frutta e credo di aver preso per sbaglio un pezzo di ananas che mangerà Tomas, voilà, e poi le uova strapazzate e limonata e acqua. Hop, andato. E poi Tomas ha preso i cornetti, pane con la marmellata sempre alla fragola, e latte normale e succo all'ananas. Buon appetito. Accende tanto, Mishka. Siamo tornati in camera, io sono ancora ustionata da ieri praticamente, quindi oggi me ne starò bella all'ombra, a parte ovviamente quando vado in acqua, se non me ne sto all'ombra. Questo è il nostro paradiso. Lì c'è il sole, ma sta arrivando perché c'è proprio una nuvola davanti, l'unica nuvoletta dei fantozzi praticamente. Ed è bellissimo perché c'è una pace, una tranquillità, si sente soltanto il mare e fa caldo ed è bellissimo. Eccolo, sta arrivando il sole, lo vedete? Sì, come luccica il mare di questo color turchese, bellissimo, stupendo. Tanto per farvi capire la fissazione di Tomas con il sole e l'abbronzatura. Allora, no, io sono all'ombra e tutto il nostro, praticamente tutto il nostro terrazzo è all'ombra. Sta arrivando il sole soltanto da quella parte, così. Ecco, notare come Tomas si è sistemato. Cioè, guarda, sembri Gesù sulla croce con le braccia così. Ma come ti sei messo? Ah, per abbronzarti meglio, dici? Io non ho parole. Almeno la crema oggi se l'è fatta mettere. Almeno qualcosa. Ci sono delle onde altissime, proprio in lontananza. Si sente il rumore però, senti il rumore delle onde forti. Chissà come mai non arrivano verso di noi, ma rimangono là. Però qui c'è questo panorama splendido e siamo proprio alla fine del molo, adesso ci stanno accompagnando al ristorante. Questo è il nostro pranzetto. Io ho preso un mini hamburger con pollo e le patatine con il ketchup e Tomas sta facendo la, come si chiama quando inzuppi il pane nel piatto? Fai la scarpetta? La soppetta. La soppetta, bravo, sì! Sì, la soppetta in Trestino, è vero, la soppetta. Ogni tanto Tomas mi ricorda dei termini in Trestino che io mi sono completamente dimenticata. La soppetta, invece in italiano è la Sì, scarpetta. soppetta o la soppa? La soppa, le soppe, bravo! Bravo, è vero. Perché il sugo al granchio è veramente buonissimo. E poi anche lui ha preso le patatine con il ketchup, però con il pesce. E io, qui purtroppo non hanno la Coca-Cola zero, perché hanno tutto in dollari, un sacco di cose americane. E quindi c'è la chiamano Diet Coke, proprio come in America, ma è la Coca-Cola Light. E acqua. Sapete che io bevo la Coca-Cola solo tipo una lattina a pranzo, una lattina a cena, quella senza zuccheri, per il resto bevo sempre acqua. Invece Tomas, che beve sempre solo acqua anche durante i pasti, oggi ha preso invece il succo al lampone che è buonissimo, super super buono. Cranberries. Cranberry juice. E Ginger, il nostro micio, nemmeno oggi c'è, non so dove sia, probabilmente gli hanno dato talmente tanto da mangiare che è scomparso, perché ieri quando siamo stati all'altro ristorante non siamo venuti qua, di solito gli do sempre da mangiare, ma non c'era, oggi non c'è e ieri siamo stati nell'altro ristorante, ma l'altra coppia di ragazzi che anche loro gli danno un sacco da mangiare, perché anche loro hanno due gatti a casa, quindi gli piacciono i gatti, mi hanno detto che nemmeno ieri sera c'era in realtà, quindi voglio proprio vedere se ci sarà e poi stasera no, stasera invece non ci siamo perché noi facciamo il barbecue dall'altra parte dell'isola, quindi nemmeno oggi lo vediamo. Non so se lo vedete, ma là c'è Luciano la lucertola. Esattamente qua. Se ne sta andando. Luciano la lucertola se ne sta andando. Guardalo.
gli darei da mangiare se sapessi cosa mangia. Penso moscerini, insetti e qualche mosca e vermiciattoli. Viene spesso qua comunque. Ah, è scappato. Ah no, è Laila. Guardalo, guardalo. Sono grandi qua le lucertole, è tipo un mezzo camaleonte. No, cioè ragazzi, troppo forte questa cosa. A parte che boh, mi hanno riconosciuto altri ragazzi italiani qui al resort, però una figata, davvero figata pazzesca, è che adesso il ragazzo, uno dei ragazzi maldiviani che lavorano qui al resort, mi fa, ci stava accompagnando a casa con la macchinetta, mentre guidava si girava verso di me e mi fa, simpaticissimo, e mi fa, ma io ti ho già visto da qualche parte, e gli faccio, ma, cioè, tenete presente che loro parlano maldiviano e inglese, ovviamente non capiscono una parola italiana, faccio, ma, oddio, dove mi hai visto? Su YouTube, su Instagram, su YouTube? E mi fa, sì, ma tu di cosa ti occupi? Le faccio, bah, faccio fashion, make-up, lifestyle. Mi fa, sì, sì, mia moglie guarda i tuoi video su YouTube. Faccio, ma come, ma parla l'italiano? Come fa a vedere i miei video su YouTube? Mi fa, no, ma si mette i sottotitoli, guarda tutto con i sottotitoli, un po' capisce, un po' con i sottotitoli, si guarda sempre i tuoi video, mia moglie. Faccio, oddio, oddio, salutamela tanto, ringrazia. Troppo forte sta cosa, troppo forte. Dov'è il pupetto? Sì. Cioè non mi è mai successo che qualcuno mi dicesse che guarda i miei video con i sottotitoli. No, pazzesco, bellissimo, davvero. Cioè, mi riconoscono anche le Maldive, incredibile. No, che peccato che non c'è sua moglie qua per salutarla, sì. Ringraziarla. Sì, troppo forte, davvero, bellissimo. Troppo, troppo forte. Comunque, vabbè, adesso siamo tornati in questo super paradiso, come ben potete vedere. E adesso ci lanciamo di nuovo sulla sdraio a poltrire per tutto il giorno. Prima nel mare. Sì. Vado subito nel mare perché ho voglia di tuffarmi. Hai voglia di tuffarti? Va bene. Andate, andate con me, andate. La fortuna di incontrarti ancora. Si vede come il sole. A me mi fa impazzire. Wow. Si vede come il sole. Ma fa impazzire. Ah! Ah! Sarà l'ultima chicca. Sto filmando, pupetto. Come si sta qua alle Maldive? Ci dica. Ok, siamo pronti per andare a cena. Questo è il mio outfit. È fantastico perché oggi è il 13° giorno che non mi trucco. Mi sono però lavata i capelli. Così ho tolto tutto il sale. Tomas vuole assolutamente che io lo riprenda. Outlet? Sì. Il tuo outlet? Bellissimo questo outlet. Outfit! Outlet! Fantastico, fondatore, questo mi piace il mio outfit. No, perché io quando mi stavo facendo vedere il mio outfit... Il mio outlet, scusa. Quando vi stavo facendo vedere il mio outlet allo specchio, Tomas stava qua e aspettava, e aspettava, e aspettava che io lo inquadrassi. E se all'inizio, due anni e mezzo fa, Tomas era timido, adesso non vede l'ora che io lo inquadri. Ok, ecco, è tutta tua la videocamera, dici. Quindi, raccontaci del tuo outlet, intanto. Quindi, il mio outlet... Sì, aspetta che ti metto un po' contro... Ok, sì. La luce. Ah, ok. Parte dell'outlet sono ovviamente queste ciabatte che Tomas ha preso, crede, alle Maldive, sempre un po' di tempo fa, un po' di anni fa, quando sei venuto con la tua famiglia. Bellissime, bellissime. La chicca con il risvolto sui pantaloni, che Tomas detestava, ma gli ho detto che se voleva entrare nel 2013 farlo. Oggi te l'ho detto io perché i pantaloni sono troppo lunghi. Ah, quindi è una cosa pratica, non è una cosa di moda. Tu continui ad odiarlo il risvolto? No, no. No, non lo odi? No, perché c'è la videocamera accesa, se no guarda quello che schifo. Ok, bellissima ghirlanda di fiori e questo è l'outlet completo. Sono un patato fortunato perché mi hanno regalato un sogno. Ok. Sono fortunato perché non c'è niente. Guardate come vengono bionde le sopracciglia a Tomas. A parte che lui le ha sempre bionde, però
Cioè, quando prende il sole vengono fuori proprio bianche, bianchissime. Non so perché i capelli, perché lui è sempre stato bianchissimo, ok? Anche le ciglia, non le vedete perché sono super, super, super chiare. E invece i capelli gli si sono scuriti un pochino, ma adesso si sono schiariti anche qua alle Maldive. Però erano bianchi, sì, ma le sopracciglia sono rimaste bianche. Le sopracciglia, sì. Invece i capelli sono diventati un pochino più scuri. Quindi se lo guardiamo così, sembra veramente, cioè se io ti taglio fuori i capelli, sembri tipo uno di quei tedeschi in vacanza. Ok, va bene, basta con il delirio. Stiamo aspettando che la macchina arrivi e non arriva, e noi abbiamo super, super, super fame. Wow, cavolo, bellissimo. Thank you. Dio, è bellissimo. Ma guarda che bello, pupetto mio. Sono proprio contenta che siamo venuti qua, pupetto mio. Lì c'è la luna, ma non potete vederla. Ah sì, si vede anche in video. È bellissimo. Guarda qua il mio patatone, il tuo outlet bellissimo, sei bellissimo patatone. Senti che ti metto a posto Armstrong qua. Louis Armstrong. Wow, quanto è bello. Sai che ho filmato verso la luna e si vedeva? Sì. Sì. Io ho ordinato del rosé. E qui siamo proprio in riva al mare, si sentono le onde. C'è un silenzio bellissimo. Non so se riuscite a vederla la luna, ma è stranissimo perché qui, cioè da noi forma una C, la luna calante e crescente, no? È sempre una C o una C inversa? Sì, una D. Così, ah bravo, una C o una D, così. Sì. Invece qui è una U. Qui è una U, sì. Oppure una, non lo so cosa. Non lo so. Una A. Una, sì, una A. Cioè è stranissimo perché qui, non so se riuscite a vedere tanto tanto bene, ma è veramente strano vedere la luna da qua. Ah, adesso è coperta dalle nuvole, però è bellissimo. No, qua è davvero stupendo. Sono tanto tanto contenta che siamo venuti qua. Spero che si riesca. Oddio, sembra così. Sì. L'antipasto c'è la tartare di tonno. Spero mi piaccia. Però bello l'impiattamento, così bello da vedere, no? Sì. Io ti do direttamente le verdure. So give me the verdures. The verdures? Yeah. The verdures? Come si dice pesce? Fish. No, qua mi hai fregato. Qua mi ha fregato. Come piatto principale abbiamo il pesce, ci sono i calamari, i gamberi, il pesce bianco e poi l'aragosta e poi una patata. Bellissima, una e un po' di salata. E questo è il dessert, c'è un macaron. Fragola, ribes, questo dolcetto non ben identificato, creme brulee e altro dolce non ben identificato comunque. Assaggiamo, cosa ti devo dire? Me lo cedi il tuo macaron? Lo regali a me? L'unica cosa decente. L'unica cosa decente. Addirittura. Faccio su. Eccolo. Ti pareva. Buono? Cos'è? Che gusto ha? Non dimmi una roba strana tipo wasabi, ti prego. Gusto buono? Dolce? Sì? Bene. Buttiamoci. Zecchi! Ok, i Zecchi, guarda che carini! Ce ne sono tantissimi, lì ce n'è un altro. Là ce n'è un altro. E laggiù ce n'è un altro. Poi un'altra cosa, volevo farvi vedere, gli abbiamo chiesto che cosa sono questi frutti. Li vedete? Sembrano, sembra un ananas, sembrano ananas. Anche loro ci hanno detto che sembrano ananas, ma in realtà non sono commestibili, sono durissimi come il cemento, tipo. Però sembrano davvero ananas. Pensa se diventano maturi e ti cadono in testa, che allegria. Sto scherzando. Ok. Però i Jakey sono troppo carini. E siamo venuti anche oggi in palestra. Pupetto è là che sta facendo pesi, braccia, spalle, non ho ben capito. E cosa stai facendo, Pupetto? Adesso pento. Ah, ok. E io invece sto guardando al cellulare un video di Trisha Paytas che imita Shane Dawson. Ultimamente ho la fissa per questo tipo di video. E
siamo a 37 minuti di cyclette. Ho fatto 7,34 km, calorie bruciate 441 e la velocità va da 1 a 20, sono a livello 9. Poi lo alzeremo ancora a 10, sono partita da 8 e sì, questo è quanto. Ok, e dopo quasi 80 minuti sono a 16,5 km e a 1000 calorie bruciate, sono andata fino al 10 e dopo ho riabbassato, adesso siamo a 8. Abbiamo ancora 15 minuti. Wow, sono distrutta. Ragazzi, sono letteralmente distrutta, ho fatto 19 km oggi. Super contenta, quindi sono distrutta, vi darò adesso la buonanotte. Tomas è lì con il vaso davanti alla porta che si sta lavando i piedi. Vi do la buonanotte, un bacio grande. Pupetto, vuoi salutare anche tu? Ciao ciao, buonanotte. Buonanotte. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bacio, anzi in realtà quando vedrete questo video penso che noi saremo in viaggio, staremo tornando verso l'Italia, quindi spero di riuscire comunque a caricarlo martedì, perché dovrebbe andare online martedì, in alternativa lo vedrete mercoledì, ma credo di riuscire a fare in tempo, perché mal che vada lo edito sull'aereo e poi lo carico quando arrivo a casa. Comunque, bacio grande, ci vediamo domani, ciao!